sentita. Caso, Ashley? Pronto? Sì? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono qui a Venezia. Senta, mi può dare l'informazione per l'autobus di Caorle, per piacere? Per cosa, scusi? Per Caorle, Caorle, porca madonna, Caorle. Caorle? Sì, non conosco. Veglia fuori, per piacere. Come? Caorle, Caorle. Non conosco. Ma come lo conosce? Caorle? Porta Santa Margherita. Un autobus per Caorle, per piacere. Non conosco, non lo so. Non ma come non lo so? Ma lei, ma chi è che parla? Sono la Pupi. Come? Pupi, Etli Viaggi. Etli Viaggi? Sì. Viaggi, allora mi dice per cortesia il viaggio, devo andare, il viaggio, chiamatelo come cazzo volete, devo andare a Caorle. Viaggio, soggiorno, come volete cazzo chiamarlo, mi dice il prossimo auto per Caorle, per cortesia? Sì, no, sono busto di linea quelli, credo, non li curiamo noi. Allora, perché mi danno questo numero qua? È 3 ore che sto telefonando destra e sinistra. Chi è che gliel'ha dato questo numero? Mi ha dato la ferrovia questo numero. No, ma le ferrovie probabilmente non sanno che... Perché? Ma perché l'ha chiamato le dipendenti ferrovie? Dipendenti che si grattano invece di lavorare. Ma e lei cosa sta facendo? Sto lavorando. E allora, per piacere, faccia il suo lavoro? Non è questo il mio lavoro, però, Io il mio lo faccio. Ma allora mi dia il numero del telefonare. Non lo so chi sia, che fa questo tipo di lavoro. Quale lavoro? Io devo sapere l'autobus per Caorle, se non c'è il treno, devo sapere l'autobus. Ma non lo so. Allora posso sapere dove posso telefonare? Provi a chiamare, ma non lo so che azienda faccia quel tipo di servizio, Non lo so se sei a TVO. Si informi al suo superiore, per piacere. Chi è lei, la centralinista? No, non sono la centralinista. E chi è? Io sono quella che fa le pulizie? Magari. Magari? Allora, avrai meno responsabilità probabilmente. Allora gli dica il superiore, per piacere, dai. Non c'è. Noi comunque non credo che siano in grado di darle questa informazione perché non riguarda la nostra attività. Allora come faccio io? Ma non lo so, io secondo me si potrebbe rivolgere alla TVO, che è l'azienda che fa questo tipo di servizio. La TVO? Sì, però non ce l'ho il numero, lo chiedo alla SIP, che è questo il suo lavoro. Quale lavoro? Il lavoro della SIP è quello di dare i numeri di telefono degli abbonati, quindi se chiama il 12. E invece il vostro lavoro qual è? È quello di organizzare viaggi, ma non di questo tipo. Appunto, hanno di questo tipo, ma va bene allora. Allora mi dia il numero. Non ce l'ho. Io le dico, se lei vuole questo tipo di informazione. Ma non avete un cazzo là in ufficio? Come? Non avete proprio un cazzo là in ufficio? No, se magari ce l'avessimo. Magari come ce l'avessimo? Come sarebbe a dire? Magari ce l'avessimo, dico, ma non ce l'abbiamo. Questo tipo di informazioni, esatto, questo tipo di informazioni. Allora vengo io, signora, scusi. Sì, ma non so se vuole. Se voglio, ma sì. Volentieri. Allora, questo tipo di informazione le può essere dato dalla SIP, che fornisce il numero di telefono degli abbonati. E quindi può chiamare il 12 e chiedere il numero della TVO, che è un'azienda che fa pullman di linea per il Veneto, diciamo. Io credo che loro possono darle informazioni di questo tipo. Se a lei interessa un'altra informazione, tipo quanto costa un biglietto d'aereo per la Thailandia, gliela posso dare io. Se vuole che le organizzi un soggiorno a qualche parte, glielo posso fare. Ma il pullman di linea di Caorle veramente non è di mia competenza. Un soggiorno, ma per quanto riguarda le informazioni invece di prima? Di quali? Quelle che ha appena detto, magari? No, vabbè, scherzavo, naturalmente. Non ci sono informazioni di quel tipo là, spero. No. Va bene. Va bene, niente, allora, grazie. Prego, buonasera.